Professor Bacarda, come si affronta oggi il tumore alla prostata? Si affronta in una maniera inaspettata perché possiamo partire da una non necessità di fare un trattamento, e questo vale per molte forme localizzate di basso grado, bassissimo rischio, se preferite, in cui possiamo impostare una sorveglianza attiva partendo dal presupposto che queste forme potrebbero essere non evolutive e quindi il rapporto rischio-beneficio rispetto a qualsiasi trattamento potrebbe essere svantaggioso. E oggi come oggi riusciamo ad identificare sempre meglio questa popolazione di pazienti che nel 70% dei casi possono rimanere soltanto a controllare la malattia, però ovviamente in protocolli molto ben definiti, non semplicemente sulla base del buon senso clinico, questo è importantissimo, fino ad arrivare a innovazioni importanti per quanto riguarda il trattamento di malattie anche con basso volume, la cosiddetta malattia oligometastatica, passando attraverso l'evoluzione della diagnosi con le nuove metodiche diagnostiche che comportano un miglioramento elevato della capacità di inquadramento e quindi un riposizionamento anche delle scelte terapeutiche, arrivando fino a nuovi farmaci, nuovi trattamenti che hanno ulteriormente esteso la possibilità di cronicizzazione di questa malattia in maniera veramente esponenziale, anche superando quello che era un problema classico fondamentalmente degli agenti ormonali, cioè quello della cross resistenza una volta iniziata una qualsiasi forma di trattamento. Oggi abbiamo numerose armi a disposizione, al di là della rimanente efficacia della chemioterapia, ma abbiamo nuovi agenti ormonali da utilizzare anche nella malattia non metastatica, ma già resistente alla castrazione, ad agenti ormonali innovativi che si stanno spalmando in maniera completa nei pazienti, non più del 10% dei casi che si presentano metastasi alla diagnosi, ma con forme molto aggressive, in cui i risultati stanno portando veramente una rivoluzione nello scenario terapeutico di questa tipologia di pazienti. Ne stiamo discutendo anche in questo momento, fondamentalmente, fino ad arrivare a nuovi approcci terapeutici come la terapia radiometabolica, la cosiddetta teragnostica, che non è assolutamente cross-reagente con gli altri meccanismi d'azione, che può consentire di approcciare la malattia da un punto di vista completamente diverso, aggiungendo un'ulteriore arma con vantaggi in sopravvivenza, una vera e propria efficacia alle quattro già esistenti ormai da alcuni anni. E a questi aggiungiamo naturalmente la necessità trasversale a tutto quello che ha detto, di rimpolpare anche con nuove figure i team multidisciplinari in maniera tale da garantire una accurata e appropriata valutazione di queste opzioni in tutta la lunga storia naturale del paziente, che deve essere vista con un'ottica ormai di lungo e medio termine, vista la speranza di vita che siamo riusciti a ottenere in questa tipologia di pazienti.